Allora, cari figlioli, come avviene ultimamente negli ultimi episodi, concludiamo con un bel massacro di boss. Sì, perché girovagando qua e là nelle aree innevate, ho trovato non uno ma ben due boss. Uno è il Sion, quello della natura, quello che abbiamo visto l'altra volta nel bosco, che era tutto verde, questa volta è tutto bianco. Quelli sappiamo che sono davvero molto bastardi. Il primo che abbiamo incontrato, oltre a fare danno, ci dava davvero tanto torpore. Questo qua bianco, non lo so, è un rinoceronte bianco, vediamo. E vicino a lui c'è un Megapithecus, lo scimmione. Speriamo che ci sblocchino qualche engramma, perché come sapete gli engrammi ci mancano. Di elementi ora ne abbiamo tantissimi, mi sembra oltre 1000, quindi davvero tanta roba. Ne ho ammazzati già tanti di boss, sono soprattutto i dodo. Però ci mancano gli engrammi. Poi guardate qui che cosa è spawnato. Dove sei? No, è andato via. Eccolo lì. È un gerboa. Gigante, guardate che bello. Fatti vedere dietro la pianta. Fa il timido. Però è bellissimo, lo voglio perché è gigante. Guardatelo. Che bellino. Bene, io direi, proviamo, lasciamo qua il nostro gigantosauro e ci portiamo dietro le astre, no? L'opelastra ci portiamo dietro. Guardate quante ne ho, ne avevo già due, ma adesso che non ho più problemi di spawn, mi stanno spawnando da paura. E questi sono anche estremamente facili da tamare, basta dare 4-5 colpi col nostro super fucilozzo, un pezzo di carne e si addomesticano praticamente subito, quindi è davvero molto facile averli, sono estremamente potenti. Ogni loro colpo dà 6000 di danno già a partire dal primo livello, quindi tanta roba. E il problema è che sono scemi e si bloccano nelle porte, no? Scherzo. Il problema è che ci impiegano una vita a recuperare la salute, quindi una volta che si danneggiano, ciao ciao. Vai prima a tamarne uno nuovo, adesso riuscirete a passare di qua, ma porca di quella miseria. Guardate quante sono, si impilano uno sopra l'altro. Oh sì. Hanno già seccato due alberi, giusto per farvi capire la potenza. Il gigantosauro, io direi facciamoci anche lui per riscaldarci un pochettino, dai. Oppa, mazza che volo. Dobbiamo attaccarlo subito, veloce, veloce. Fermo lì, fermo che ti faccio tanto danno. Ti faccio tanto danno. Ne abbiamo fatto davvero tanto di danno. Quindi rendetevi conto come quasi sciocchiamo un gigantosauro. Adesso invece, quando ci toccheranno quei boss, bestemmieremo non poco. Guardate lì, c'è una pustola tutta rossa. Vediamo un po' che cos'è. Ma ste astre sono sempre in mezzo alle palle. Toglietevi. Mannaggia. Vediamo il pustolone rosso qua, che cos'è. Ha un omega? No, sì, è un omega, ragazzi. Questo è tosto da fare giù. Mannaggia, toglietevi. Ah no, alfa. Oh, come niente allora. Ce lo shottiamo anche lui. Eccolo lì, si vede di nuovo la sua barretta, allora liberiamoci di tutto. Qua in alto sono gli antidoti per il torpore, quindi se ci dovesse torporizzare troppo, lo abbassiamo con queste, vediamo un pochettino. Io direi, incominciamo con il boss del gorilla, che dovrebbe essere più facile, credo io. Vediamo, prima di tutto vediamo dove sono. Mettiamoci qua in alto, eccolo lì. Guardate che figo. Mannaggia quanto sono belli! Ha 128.000 di vita, quindi apparentemente non tanto forte, ma vi ricordate anche l'orso? Era super giù uguale. Bello, bello, bello. E là dietro c'è lo scimmione. Io direi incominciamo con lui, dai. Vediamo un pochettino. Lui. Adesso questo si incazza. Che in teoria anche lui è tamabile, volendo. No, niente, con questi uccelli qua non riuscirò mai a vedere la vita degli altri animali. Vabbè. Dai, attaccate, vai! Oddio, chi è che ci spara così? No, lasciate stare quelli, non me ne frega niente. Pronti?
Partenza, via! Vai, vai così, vai così, vai così. Livello 16. Vediamo un pochettino quanto dura. Oh, due ne abbiamo fatti fuori. Bene, no. C'è un engramma. Ok, non so bene cosa, ce lo dobbiamo studiare un po' meglio. Bene, bene, dai. Era abbastanza facile, credo, di livello basso. Ma sta musichetta è troppo epica, dai. Ci sono gli umani. No, che palle, dove sono? Guardate che meraviglia, che cosa ci ha dato. Bene, 1, 2, 3, 4, 5 elementi, 98 perle nere, benissimo, diamantini e la tuta da subprime. Bene, questo qua buttiamolo via. Ci ha dato anche sta affare qui. Ah no, il gigantosauro ce l'ha dato. Guardate quante perle nere, ma... No, le ho buttate! Aiuto! No, Dave! Che combini, Dave? Riprendiamocele subito, toglietevi che non riesco neanche... Ok. Bene, io direi che siamo pronti. Beh, forse possiamo uppare i loro livelli. Vediamo un po' chi è che vuole essere uppato. Venite qui che vi uppo tutti. Tu, vieni qua. Danni da mischia, mannaccia quanto. Un mostro! È un mostro, shotterà il boss. Fantastico. Vediamo anche lui. Oh sì, adesso anche lui. Oh, molto bene, molto bene. Dai che ce lo facciamo facile facile. Seguitemi, ma che bello. Dai che me lo voglio vedere un po' da vicino. Anzi, facciamo anche la foto per il video, tanto in teoria non ci dovrebbe attaccare. Voi state fermini qua che io con molto coraggio mi ci avvicino. Sei buono, vero? Oh, guardate che figo, bellissimo. Cioè, essere sincero, era più bello l'altro, quello verde. Si fermi un attimo. Oh, bello, bello. Così, bellissimo. Bene, sei così bello che ti dobbiamo uccidere, sai com'è? Dai, come siamo bastardi. Gli animalisti ci odio. Che fa? Ah, è sprofondato. Vai, attaccatelo. È sprofondato nel terreno. Aiuto. Vai che va bene. Dai che ci sta facendo pochissimo danno. Oh, di già. Così, facile facile. Va bene. Non ce n'è stata nessuna musichetta epica. Ma soprattutto ci ha droppato qualcosa. Vediamo se c'è qualcosa qua nell'inventario. Oh sì. Molto bene, ecco che cosa ci ha lasciato, benissimo. Questo qua via, non mi serve, questo nemmeno. Ah, la skin, figata, questa è la skin per Megalosaurus. Oh, ma perché sono sempre tutti per Megalosaurus, ma perché? Bene, bene, sono soddisfatto, dai, è stato anche molto facile. Sono quelle bestie lassù fanno davvero tanto danno, mannaccia quanto danno che fanno. Oh mio Dio, siamo arrivati al 1000%. Voglio provare a dare un colpo con questo. Vediamo un po' che danno facciamo. Questo qui, dai. Vieni, sacrificati per la scienza. 29.000. Oh mio Dio. Con 29.000 possiamo veramente shottare i boss. Cazzo, no, beh, shottarli no. Ma i Dodorex così ce li distruggiamo. Wow, e chi se lo aspettava? È veramente un'arma di distruzione di massa. Peggio del lupo Tech. Fantastico, fantastico. Nei prossimi episodi ci divertiremo ancora di più. Nel prossimo episodio finiremo il lavoro dello sterminio dei boss dell'Arena 2, quindi ci faremo fuori i due boss rimanenti, Megapithecus, si chiamano così, gli scimmioni. Bene cari figlioli, con questa bella soddisfazione qui, adesso se nessuno ci attacca concludiamo il video. Io come sempre vi ringrazio, lasciate un bel like, condividete con i vostri amici e continuate a seguire il canale. Ciao a tutti!